come ASL 5 siamo la prima città a pagare nei tempi dovuti le forniture. Allora, va bene tutto, ci mancherebbe, però credo che l'obiettivo di un'azienda sanitaria non sia quello di arrivare per primi al pagamento delle forniture. Primo perché credo che le forniture, al di là di tutto, vadano pagate, voglio dire, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, quindi 30, 60, 90 giorni. E B perché di fatto poi a fianco a questa cosa qua, voglio dire, abbiamo un problema che invece secondo me è quello di garantire ai cittadini un livello di assistenza e di cura dignitoso. E nella nostra ASL, ahimè, non è possibile, o perlomeno non lo è stato fino ad oggi. Non lo è stato perché ci sono due tipi di problemi. Uno è un problema di struttura e di quindi strutturale. È chiaro che siamo in un ospedale, voglio dire, fatiscente. È chiaro che abbiamo avuto tutta una serie di disservizi nel trasferire una serie di reparti che erano al Felettino, un po' a Sarzana, un po' a Spezia, anche in maniera, io dico, poco organizzata, disservizi che forse non, di cui non ne potevamo fare a meno. Dall'altra parte però c'è anche, come posso dire, la non capacità di gestire tutto quello che può essere un discorso di servizi e di accoglienza agli cittadini e agli ammalati. E faccio un esempio per tutti. Si pensa di andare a dare in gestione il parcheggio all'interno dell'ospedale Sant'Andrea e anche dell'ospedale di Sarzana, senza tener conto che c'è tutta una problematica riguardante idealizzati, gli handicap, i portatori, le persone che hanno malattie oncologiche, le persone che vengono a fare la chemioterapia, che dovrebbero di fatto portare dentro il paziente, poi lasciarlo, andare a parcheggiare fuori magari e poi tornare dentro a riprendere il paziente. Allora, capite bene che a fronte di disagi, che probabilmente i cittadini capirebbero anche, tanto per essere chiari, che sono quelli dovuti al trasferimento degli reparti, di fatto c'è tutta un'altra serie di servizi come questo, voglio dire, che non si capisce perché si mettono in atto, e tra l'altro perché si mettono in atto da una dirigenza, voglio dire, che è in scadenza, che fra due mesi, voglio dire, andrà a casa, e invece non cercano di andare incontro al cittadino e alle esigenze che ha il cittadino. Allora, rispetto a questa cosa, come confederale mi sento di dire che è davvero vergognosa. Dal punto di vista del personale, ahimè, sono anni che diciamo che abbiamo bisogno di un concorso pubblico per infermieri, e questo concorso pubblico si continua a non fare. C'è un problema di gare d'appalto, e qui mi riferisco alla gara d'appalto per gli OP, per le pulizie, per la sanificazione degli ambienti e per la logistica. Anche qua, voglio dire, non si può mettere tutto assieme, non possiamo fare un'unica gara per personale che ha qualifiche diverse. L'altra cosa è quella dei posti letto. Allora, i posti letto oggi, a fine 2015, dalla regione, dal report che ci ha dato la regione, siamo a 510 posti letto. Vi dico solo due dati, perché poi non voglio, rispetto a Imperia che ne ha 563, rispetto a Savona che ha 1035.